This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Il giorno dopo la grande scorpacciata dei Google Pixel, questa volta ci concentriamo su Grok. Prima di tutto buona giornata, buon Ferragosto, buon 15 di agosto 2024 da Mr. Gadget Daily, podcast quotidiano dedicato ad innovazione e tecnologia. La nostra promessa è di esserci 365 giorni all'anno, anche oggi nel culmine della stagione estiva. Allora, abbiamo raccontato ieri, insomma, di tutte le novità del mondo Pixel, accolte tra l'altro molto favorevolmente anche dalla rete. Devo dire che molti sono rimasti impressionati soprattutto dalla potenza di Gemini, o Gemini se volete dirla come insomma diremmo noi italiani, e Gemini Nano, e soprattutto l'uso di intelligenza artificiale direttamente a bordo del dispositivo. Non è tutto oro quello che luccica, c'è il tema che questi smartphone arriveranno con Android 14 e non con Android 15, che è un po' un controsenso se pensiamo insomma al fatto che sia il nuovo smartphone di Google, ma in generale dunque accoglienza davvero estremamente positiva. E subito dopo, il giorno dopo il lancio dei Pixel, Realme ha invece presentato una nuova tecnologia che si chiama Supersonic Charge, da 320 watt in soli 4 minuti carica il telefono da 0 a 100%. Bisognerà vedere poi la tenuta nel tempo delle batterie. La promessa ovviamente è che ci sarà massima protezione e soprattutto massima sicurezza. Abbiamo detto però che oggi avremo parlato di Grok, perché ieri X, o se volete Twitter, ha lanciato le nuove versioni del suo bot di intelligenza artificiale, che per il momento sono a disposizione per coloro che hanno un piano a pagamento, no? Gli abbonati premium di X, che ora potranno anche generare delle immagini. E qui ieri si è scatenato l'inferno, perché nelle prime ore della disponibilità di questo nuovo motore si è visto da Taylor Swift in mutande a Kamala Harris con una pistola in mano, fino a Barack Obama che faceva uso di sostanze stupefacenti. Insomma, non c'è alcun filtro sull'utilizzo di questo motore generativo di immagini, e questo ovviamente non può essere un modo di gestire l'intelligenza artificiale, perché gli usi distorti possono essere tantissimi e soprattutto la disinformazione può imperare in questo modo. Insomma, vedremo che tipo di reazione ci sarà, che sarà soprattutto di tipo politico. È successa una cosa stranissima, visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale, nei giorni scorsi a San Francisco, dove i taxi senza autista di Waymo all'improvviso nel corso della notte si sono riuniti in un grande parcheggio suonando i clacson l'uno verso l'altro, tra l'altro svegliando anche i vicini. Nessuno capisce esattamente cosa sia successo, e insomma non ci sorprende il fatto che ovviamente Waymo non abbia dato alcun tipo di spiegazione. Novità importante in arrivo per Samsung, che espande a due nuovi prodotti il Circle to Search, ovvero quel movimento di fare un cerchiolino sul display per effettuare una ricerca. Arriva anche per Galaxy A35 e Galaxy A54, sarà distribuito con un aggiornamento nei prossimi giorni. This episode is brought to you by Experian. Are you paying for subscriptions you don't use but can't find the time or energy to cancel them? Experian could cancel unwanted subscriptions for you, saving you an average of $270 per year, and plenty of time. Download the Experian app. Results will vary. Not all subscriptions are eligible. Savings are not guaranteed. Paid membership with connected payment account required. Intanto HMD, che per molti anni
ha prodotto degli smartphone a marchio Nokia, sta per lanciare un nuovo cellulare con una linea che ricorda molto i vecchi Lumia, cioè i vecchi smartphone con a bordo il sistema operativo di Windows. È un prodotto con un processore piuttosto contenuto, addirittura Snapdragon 6 Generation 1. Onestamente, noi non capiamo quale sia la strada che HMD sta perseguendo. Evidentemente, insomma, ha delle strategie che non ci sono particolarmente chiare. Per oggi abbiamo terminato. Grazie per averci seguito fino a qui. Buon Ferragosto a tutti. Se volete, ci sentiamo anche domani.